18 febbraio 1940. Nasce a Genova Fabrizio De André. Nel 1961 esce il suo primo 45 giri. È l'inizio di una carriera che lo porterà ad essere uno dei cantautori più amati dal pubblico italiano, ben oltre la sua morte. Al centro delle sue canzoni ci sono emarginati, ribelli, prostitute, persone spesso ai margini della società. Anarchico individualista, musicista riservato e solitario, De André vivrà una vita, come la definisce lui stesso, in direzione ostinata e contraria. Muore l'11 gennaio del 1999 dopo una lunga malattia.